Questo può avere un'influenza sulla misurazione degli stimoli, ha un effetto su voi, su di noi, sulla vita di tutti i giorni. Per rispondere a questa domanda, abbiamo studiato quanto impariamo quando le cose sono nel mondo. Non le cose qualsiasi, ma le cose che sono veramente piacevoli, che sono positive, che sono favorevoli per noi, ossia verso quelle negative, verso quelle pericolose. E quindi abbiamo una serie di slide che vanno dal neutro al molto positivo. Che cosa è successo sullo schermo del computer di fronte all'individuo che aveva un'immagine alla volta che appariva in qualche parte dello schermo, e poi avevamo una riga orizzontale. Non c'era alcuna correlazione. Quindi, per esempio, c'era neutrale, piacevole, sarebbe apparso a caso lungo questa dimensione, lungo questa linea. Questa sera neutro, piacevole, determinava quanto in alto appariva l'immagine, ma era una cosa molto complessa. Quindi, naturalmente, per esempio, alcune immagini apparivano sopra o sotto e si alternavano con quelle neutre che si apparivano sopra o sotto. C'era una tendenza a far comparire le immagini positive in alto, e quindi naturalmente siamo andati dal neutrale al negativo, stesse identiche condizioni. Quindi a questo punto la domanda è: se adesso mostriamo un'immagine, diciamo che abbiano visto questa, un'immagine che non avevano visto, che è moderatamente negativa o molto negativa o che è neutra, e a questo punto diciamo al soggetto: clicchi sullo schermo dove pensa che apparirà questa immagine, cosa fa il soggetto? Ti guarda e dice: beh, che cosa? Perché a questo punto questa contingenza, questa collocazione spaziale è molto complessa, molto difficile, non riesce a comprendere, non riesce a capire dove guardare, e quindi veramente dice: beh, qualsiasi campo va bene. Lui cliccava e basta. Quindi sorprendentemente le persone apprendono, anche se non sanno di aver appreso, e quindi nella positività, tende ad essere nella parte superiore, non la mette a destra o a sinistra, ma tendevano a metterla nella parte alta, anche se la negativa era nell'alto, stessa cosa, ma non apprendevano nella stessa maniera. E quindi cosa succedeva? Queste sono delle associazioni deboli e moderate. Nessuna di queste era così ovvia, nessuno sapeva che stavano apprendendo degli stimoli positivi o negativi, ma quello che vedete in entrambi i casi è che i soggetti apprendevano, ma apprendevano con le cose negative piuttosto che le cose positive, attraenti, eccetera, eccetera. E quindi questo fa parte del comportamento, anche se naturalmente questi soggetti erano assolutamente inconsci di quello che stavano facendo. Quindi, invece, come funziona nel cervello? Beh, questo è quello che succede nel cervello. E come funziona nel cervello? Dobbiamo esaminare adesso questa serie di immagini neutre che abbiamo presentato, e vedete che cosa avviene in questa immagine. Queste immagini saranno delle immagini piacevoli o assolutamente spiacevoli, quindi ci cerca l'intensità, stessa intensità, stessa caratteristica dello stimolo, eccetera, eccetera. In questo studio particolare eravamo interessati a capire per quanto ci voleva l'individuo per differenziare com'era questo stimolo, poteva essere ostile o non ostile. E nel caso del negativo, se evocava una grossa attivazione del cervello rispetto al positivo. Potete vedere a destra che cosa abbiamo scoperto esattamente, e questa classificazione è stata di 250 millisecondi, con dei potenziali positivi, piccoli potenziali negativi di 140 millisecondi dopo la presentazione. Quindi il cervello sta già differenziando se lo stimolo è ostile o non ostile in questo caso, quindi molto molto rapido. Quindi invece in altre ricerche avevamo degli individui che guardavano questa immagine, ma che ci dicevano se venivano illustrati degli esseri umani o degli animali. E anche in quel caso abbiamo ottenuto lo stesso risultato, quindi 4 positivi verso negativi. Quindi naturalmente il cervello fa questo quando non pensate che stia facendo questo tipo di lavoro, anche se siete inconsci. Abbiamo considerato anche degli studi con l'imaging cerebrali, dove nel
cervello funziona tutto questo, dove viene elaborato questo? E la prima cosa che vorrei ricordarvi, anche quando vengono mostrate delle immagini, lo guardiamo con un'immagine singola, un punto singolo, diciamo è lì che opera, ma non è così. Vediamo che c'è un'attivazione in tutto il cervello, come molti individui che vi parleranno. Quando vedete il cervello, lo vedete che è molto attivo, sia per le cose positive che le cose negative. Quello che facciamo adesso è prendiamo le differenze fra queste due pattern di attivazione e diciamo uno è attivo unicamente con immagini assolutamente negative, uno riflette queste bias negativi e lo vedete qua in questa parte, nella parte dietro del cervello, questa parte della corteccia, quando vengono mostrate le immagini, quindi la corteccia visiva che viene attivata, la parte frontale che invece guarda i particolari dell'immagine e lavorano anche le parti che presiedono al controllo attenzionale, al controllo dell'attenzione. In altri studi abbiamo utilizzato immagini e suoni e quello che abbiamo scoperto è che venivano attivati dei processi polisensoriali. Cosa significa questo? Questa parte nella centrale, adesso che non posso più mostrarvi, è il talamo, quindi è la stazione centrale, diciamo, del cervello, che è molto più attiva quando c'è un suono negativo o una parola negativa ed è correlata a questo bias negativo. Alla profondità di questo bias negativo, nella parte anteriore, che è realizzata in blu, c'è comunque un'attivazione. Questo meccanismo è responsabile dell'orientamento, del guidare un'attenzione verso eventi significativi. Quando ci si concentra col cervello molto precocemente su dove sono gli eventi negativi nel vostro mondo, abbiamo anche scoperto che l'attività della corteccia visiva, che è qua nell'immagine, è molto attiva, come vi ho mostrato precedentemente, ma la cosa interessante è che anche quando io sento un suono negativo c'è un'aumentata attivazione della corteccia visiva. Invece in fondo invece c'è la corteccia uditiva che anche qua ha più attivata quando c'è un suono negativo, ma anche la corteccia visiva, quando noi mostriamo dell'immagine, viene attivata insieme a quella uditiva. Quindi quando c'è qualcosa veramente di negativo, voi vi concentrate, aumentate la sensibilità di tutti i vostri sistemi sensori e quindi diventate ultra sensitivi, perché c'è il pericolo, c'è la negatività, e quindi questo ha veramente a che fare con questa attività. Quindi, come l'organizzazione della lingua, siete molto più sensibili a grossi stimoli altamente negativi rispetto a stimoli altamente positivi. Quindi adesso parliamo di un'altra caratteristica del sistema affettivo e si tratta dell'organizzazione, diciamo nell'articolo 1, una cosa molto complicata. Io ho iniziato questa chiacchierata dicendo che moltissimi organismi, non soltanto gli esseri umani, organismi dell'evoluzione, riescono a differenziare gli eventi ostili da quelli non ostili. Non hanno naturalmente una corteccia nel loro cervello, riescono comunque a fare questo, e quindi moltissimi meccanismi semplici si sono evoluti, e quindi mano a mano che sono evoluti gli organismi si sono evoluti anche questi meccanismi all'interno degli organismi. Questi meccanismi non sono spariti, hanno comunque si sono evoluti in altri meccanismi, ma la struttura che io descrivo qua, questo piano sopra, opera attraverso l'attivazione corticale, e quindi secondo i più vantaggi evolutivi più recenti, se si va da questa parte, abbiamo un riflesso bipolare semplice. Ricordate il continuum bipolare di cui vi ho parlato prima, che non era preciso, e lo è per questa parte da sola. Che cosa indichiamo qua? Adesso vorrei raccontarvi una piccola storia. Questo è John Ewing Jackson, un neurologo che visse tra il 1835 e il 1911 e studiò qualcosa di abbastanza insolito. Nel momento in cui operò, le persone pensavano che noi siamo nati con dei certo tipo di riflessi, poi quando maturiamo, quando cresciamo, cresciamo con questi riflessi infantili, quando cresciamo nelle nostre scarpe dei bambini, quando siamo piccoli, andiamo dal dottore naturalmente.
avete una puntura e il bambino non vuole, naturalmente lo portate via perché il bambino non vuole la puntura, ma naturalmente si supera questo, poi riusciamo a controllarci quando siamo più adulti, naturalmente quando andiamo dal dottore dovete fare una puntura, non ci sono problemi, ma non correte via, avete paura, ma non correte via, riuscite a dominarvi naturalmente perché avete un self control diverso di quando eravate bambini. E quindi questa naturalmente è la nostra, quindi in questo caso invece vengono questi riflessi semplici lasciati da parte. Quello che notò questo studioso è che quando vide questi pazienti con trauma cranico, quindi soprattutto nei casi molto gravi, più erano gravi, più questi riflessi infantili venivano a galla e ricomparivano. E quindi diceva, noi non siamo cresciuti, li abbiamo lasciati da parte, ma sono ancora attivi, sono ancora lì, sono ancora nascosti. Quando per esempio andiamo, come quando andiamo a fare la puntura, noi vorremmo correre via, ma non lo facciamo. Quando c'è un dolore in arrivo, noi vogliamo andare via, ma ci sono dei meccanismi multipli che operano allo stesso momento e quelli più evoluti, più alti, inibiscono, ci impediscono di far operare questi meccanismi invece più antichi, più infantili, se vogliamo. E quindi raccontandolo in questo modo, per esempio, io per esempio tocco qualcosa molto caldo, il fuoco per esempio, come riflesso tolgo la mano senza pensare naturalmente, ma forse vi è accaduto quando toccate qualcosa di caldo, prima anche di averci pensato tirate via la mano naturalmente, invece quanto sono stupido aver toccato il fornello che è così caldo per esempio, e c'è il fuoco, ed ecco perché questa risposta viene controllata dal midollo spinale, non avete bisogno che di 3 neuroni nel midollo spinale per eseguire questa azione molto semplice, molto rapida e molto semplice. Un altro esempio, io sono sempre di fronte a questa cosa che brucia, questo fornello, dall'altra parte naturalmente c'è un bambino che dice io ho paura, qualsiasi genitore della stanza passerebbe attraverso il muro in fiamme e andrebbe a salvare il figlio, non importa perché dovete salvare il bambino anche se c'è il fuoco, ma il meccanismo più evoluto nella corteccia cosa dice? Ci consente di farlo e di guardare intorno e di guardare il contesto e cercare di comprendere, beh là c'è una porta, allora posso passare attraverso la porta che non è immersa nel fuoco, posso andare a prendere il bambino da dietro la porta e salvarlo, quindi il midollo spinale non può farlo, invece bisogna attivare delle parti più elevate del nostro cervello per avere una risposta in questo tipo di condizione. Quindi cosa vediamo? Ad andare dai meccanismi più bassi ai meccanismi più alti e più evoluti, questi meccanismi più elevati sono più lenti, quando cerchiamo di prendere una decisione su cosa fare non è così veloce come il riflesso del midollo spinale, ma richiede un controllo contestuale molto più ampio, cercando delle alternative, cercando il contesto, cioè una maggiore flessibilità di risposta. Se c'è un riflesso del midollo spinale, io ritraggo il braccio semplicemente e tolgo le mani dal fuoco, perché è tutto quello che possiamo fare a questo livello. Invece se siete nel studio del medico, per esempio, non volete fare la puntura, cercate però di non correre via. E quindi qui ci sono molteplici modalità di attivazione, coattivazione, il tipo di cosa che vi ho fatto vedere precedentemente, quindi questa complessità si è evoluta, ma abbiamo comunque mantenuto la semplicità di questi sistemi più bassi che funzionano simultaneamente allo stesso tempo. Adesso vi vorrei mostrare un esperimento che abbiamo realizzato per mostrare tutto questo. Questo è Sally Boyson e questo scimpanzé che si chiama Sara. Sara è uno scimpanzé abbastanza insolito, con qualcosa di insolito, le persone, comprese Sally, che hanno lavorato come me su queste cose per 20 anni, Sara sa come contare, sa come fare le addizioni, le sottrazioni, sa le cose di base della matematica, quindi questo è uno scimpanzé abbastanza insolito perché in molti anni di training ha queste competenze matematiche, quindi questi scimpanzé sono delle creature molto forti, quando fate dei test potete mettere dei piatti di frutta e quelli che fanno è che prendono entrambi i piatti di frutta naturalmente, di uva in questo caso, e quindi anche se mettete degli occhiali molto grossi, per esempio mettete l'uva da un'altra parte in modo che non possono prendere tutta la frutta che vogliono in un solo momento e mettete questi due piatti di fronte allo scimpanzé, normalmente andrebbero a puntare il piatto con un maggior numero di grappoli
fuori di uva come un bambino naturalmente, quindi quello a sinistra, ma utilizzano quello che si chiama reverse contingency task, cioè qualunque piatto puntino o indichino, prendono poi l'uva dell'altro piatto e quindi se per esempio indicate il 4 prende 2, se puntate il 2 prendono il 4, all'inizio puntano sempre il 4. Che cosa succede poi dopo questa prima parte dell'esperimento? Dopo c'è